Genialità e isolamento sono le due facce di una stessa medaglia che si chiama Asperger, un disturbo poco noto fino a qualche decennio fa e oggi conosciuto invece come patologia pervasiva dello sviluppo, appartenente alla categoria dei disturbi dello spettro autistico. Diagnosticata dal pediatra svedese Hans Asperger all'inizio del Novecento, l'Organizzazione Mondiale della Sanità l'ha riconosciuta come malattia nel 1993. Chi è affetto da sindrome di Asperger vive con difficoltà le interazioni sociali e spesso mette in atto schemi comportamentali stereotipati e ripetitivi. Sebbene le cause di questa sindrome siano ancora ignote, riconoscerla e affrontarla in tempi brevi aiuta i piccoli pazienti a essere supportati nel loro percorso di crescita da professionisti in grado di mitigare le differenti dimensioni della patologia. Proprio la carenza di spazi e professionalità adeguati sono la base della protesta dell'Associazione Asperger Abruzzo, che dopo la manifestazione dello scorso 6 novembre davanti alla sede della dirigenza della ASL 2 di Lanciano Vasto Chieti è tornata a manifestare a Pescara davanti alla sede dell'assessorato regionale alla sanità in via Conte di Ruvo, con l'obiettivo di costringere la ASL 2 ad adeguare il servizio di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza e a prendere in carico i bambini della provincia di Chieti con sindrome di Asperger, come ribadito da Maria Elena Benedetti, presidente dell'associazione. Nuovo sit-in perché dopo la manifestazione del 6 novembre davanti alla ASL di Lanciano Vasto Chieti nessuno ci ha dato alcuna risposta. Per avere un appuntamento ci vuole un anno e la lista d'attesa è anche chiusa, quindi molto più di un anno. Noi chiediamo personale diretto alla neuropsichiatria e non ai distretti, come sta avvenendo da Vasto. In più chiediamo le 3 stanze che hanno riservato alla chirurgia ambulatoriale ad Atessa, perché dal dentro la neuropsichiatria sono state dedicate 3 stanze alla chirurgia ambulatoriale, perché la neuropsichiatria infantile dell'ASL 2 si trova ad Atessa. Le altre ASL come sono messe? Sono messe molto meglio, addirittura la ASL dell'Aquila ha 3 neuropsichiatrie, noi non ne avevamo una fino all'anno scorso, cioè la neuropsichiatria è un successo di Asperger Abruzzo perché nessuno si è mai mosso per ottenerla. La ASL di Pescara e la ASL di Terma hanno una neuropsichiatria e ad oggi la neuropsichiatria che abbiamo ottenuto con tantissime manifestazioni in realtà è una scatola vuota che ha bisogno di essere riempita per fronteggiare l'emergenza, perché questa è una vera e propria emergenza. Se non dovessero ascoltarvi neppure oggi, cosa farete? Manifesteremo ogni 15 giorni, non fino a quando ci ascolteranno e ci daranno una riunione. Noi manifesteremo fino a quando non si metteranno in atto le nostre richieste. Ai cittadini voglio dire, ma anche a tutta la politica, a tutte le associazioni, voglio dire di unirsi a noi, perché se oggi pensate che il problema non vi tocca perché in famiglia non avete un bambino con queste problematiche, non è detto che domani non vi serva la neuropsichiatria. In ogni caso è un atto di civiltà, è un diritto che ci spetta e che ci stanno togliendo, quindi unitevi.